Ed eccoci qui, ben ritrovati in live, ragazzi. Si continua questa terza incredibile giornata dell'Ultra Pop Festival, ricca di ospiti, e continuiamo con le grandi sorprese. Ovviamente vi ricordo che siamo in live su ultrapopfestival.it, sui canali social di Ultra Pop Festival, e faccio anche un grande saluto agli amici, alle redazioni di Lega Nerd, Movie Player, Multiplayer di Sapore, e anche a quella di TV Serial. Infatti io sono Gabriella e qui con me oggi a condurre questo stupendo panel dove metteremo a nudo in maniera figurata ovviamente la nostra madrina abbiamo Paolo Di Lorenzo. Ciao Paolo! Ciao Gabriella, ciao a tutte e a tutte le persone che ci stanno seguendo, è un piacere essere di nuovo qui, esatto, déjà vu, vedo che scrive Cecilia nei commenti, esatto. Di nuovo qui, 12 ore dopo, poco più, però siamo tornati a parlare con Ludovica ed è sempre un grande piacere farci raccontare da lei tutte le sue novità. Ma infatti abbiamo detto, adesso la presentiamo, che oggi continuiamo sul mood rilassato di ieri, facciamo questa super chiacchierata veramente molto a braccio dove ci facciamo raccontare un po' di cose da Ludovica e anche in quanto attrice i suoi consigli più pratici, no? Proprio quelli terra terra che dovrebbe appunto far tesoro un giovanissimo attore. Quindi bando alle ciance, Ludovica Martino, la nostra madrina. Ciao Ludo. Ciao. Un sacco di tempo che non ci vediamo. Vero. Come state? Bene, bene, dai, belli carichi e frizzantini. Cari. Belli carichi e frizzantini. Bene, dormito. Bene. Tu stai bene, Ludovica? Abbiamo dormito. Bene, grazie. Ottimo, ottimo. Tra l'altro adoro la tua giacca, mi piace molto come mi piace. Grazie. Il colore ti sta da sono quasi in pandan con la parete. Giusto, ormai in pandemia siamo tutti in pandan con le pareti, con le cose di casa, ma va bene. Progetti futuri chiedono immediatamente, ormai è diventato un meme, qualcuno faccia un meme su Ludovica con progetti futuri. Ma sì, dopo glieli raccontiamo. Ora, esatto, non so esatto. Come volete. Ora, no, tra l'altro... Vai, no, vai Paolo. Trovavo curioso che c'è questo leitmotiv da ieri. Posso dire che Ludovica assomiglia un pelo a Karen Gillian, lo dico. Bravo, stavo per dire la stessa identica cosa, quindi hai fatto bene tu. Esatto. Oddio. Lo sai che è da ieri che lo dicono. Ma no, Ludovica, sì. Ma ora che la vedi, ha fatto i Guardiani della Galassia, ha fatto gli Avengers. Aspetta, così. No, aspetta, che Guardiani della Galassia non si vede che lei. Doctor Who è meglio, bravo. Vero, un pochino. Gli assomigli, ma sì, l'ha ma scoperto sì. In diretta. Che primo ci sta, scoop. Che ci sta. Esatto. Ludo, partiamo proprio da questa cosa qui. Allora, se tornassimo indietro, quando tu hai cominciato, no, la tua carriera d'attrice, quando voglio diventare un'attrice, voglio cominciare a fare i primi provini e trovarmi in questo modo, quali sono le cose che avresti voluto sapere, ovviamente col senno di poi, e che invece hai imparato col tempo? Ma allora, innanzitutto non c'è nessuno che ti dice come si fa un provino. Nel senso che il provino è la cosa inizialmente più importante, perché senza il provino non ci prendono e quindi noi non lavoriamo e quindi non facciamo questo fantastico lavoro che ci piace tanto. Quindi sicuramente posso dare dei consigli su quello che ho imparato io in questi anni sui provini, su cosa è meglio fare e su cosa sarebbe meglio non fare ed evitare. Magari questo potrebbe essere utile ai giovani attori che vogliono approcciarsi appunto a questo lavoro, oppure magari semplicemente potrebbe essere una cosa interessante per quelli che invece non sono aspiranti attori ma che ci stanno ascoltando. Non so se volete possiamo parlare di questo o se no di altro, però ai tempi, quando io ho iniziato, mi sarebbe molto piaciuto che ci fosse stato qualcuno magari a dirmi guarda questa roba meglio evitarla, questa roba meglio non farla, oppure semplicemente come io, Ludovica, personalmente mi approccio ad un provino. Mm-hmm. Allora, iniziamo col dire che quando ti arriva una mail di un provino, tendenzialmente la mail dice caro, riferendosi alla tua agenzia, vorremmo vedere Ludovica Martino su un provino su parte per questo ruolo che si chiama Tizia, per questo film o serie prodotto da Tizio, regia di
Aio, ok, non c'è scritto niente. Molto raramente c'è una descrizione del personaggio e di solito dalle scene 90 su 100 non si capisce un tubo della storia. Io mi sono trovata a fare provini in cui magari la persona che pensava all'inizio stesse dalla mia parte, che quindi fosse complice del mio personaggio, in realtà era completamente opposta. Quindi diciamo che cambiano molto le carte in tavola. Il consiglio che do io è di non aver paura di rompere le scatole ai propri agenti. Chiamateli, ditegli: possiamo avere più informazioni su questo personaggio, su questa storia, perché non ci sto capendo niente, semplicemente è una cosa importante, perché altrimenti certo. rischiamo di andare completamente fuori, come si dice a scuola, fuori tema. Ok, quindi completamente fuori dalla storia. Quindi se il nostro agente ci aiuta, sarebbe utile appunto fare una chiamata, fargli fare una chiamata al casting e chiedere più informazioni sul personaggio e sul progetto. Detto ciò, i provini, che sono quella cosa che mettono tanta ansia a tutti e che fanno molta paura, in realtà sono una miniera d'oro per noi, perché sono quel posto in cui possiamo farci conoscere sempre di più, sempre sotto vesti molto diverse, da tanti casting director, che sono le persone che appunto ci danno la possibilità di fare questi provini, dai registi con cui ci interfacciamo, e quindi in realtà andrebbero presi bene, senza ansia, come una possibilità appunto vera e propria. Detto ciò, la prima cosa che io faccio quando mi arriva un provino fondamentalmente è fare la memoria, perché senza la memoria sei un cialtrone. Se tu vai sul set e non sai ecco la prima battute... perla, questa è la prima perla del esatto. io, ma questa è da maglietta, esatto, raga, è da maglietta l'anno prossimo, no, però è l'anno vero, prossimo eh. le magliette cioè... di ultra... è verissimo, stai scherzando. Sì, se tu vai sul set e non sai le battute, per me non sei un professionista, sei un cialtrone. Se vai al provino senza sapere le battute, sei un kamikaze. Ti vuoi suicidare? Cioè, meglio che non ci vai. Perché fondamentalmente è appunto importantissimo avere la memoria ferrea, molto salda, perché da quello ti puoi distaccare. Ma se tu non hai quello, non ci puoi arrivare. Quindi diciamo che quella è il primo step, è la cosa più importante di tutti. Io me le leggo innanzitutto le scene e cerco di imparare sempre le battute mettendogli dietro un'intenzione, perché così a pappagallo se no non mi ricordo nulla. Quindi cerco sempre di capire qual è la mia intenzione, in questo modo riesco a ricordarle bene. Dopodiché le ripeto a iosa fino a che non arriva il giorno del provino. Le ripeto tendenzialmente con tante distrazioni, quindi magari mi metto la musica, mi faccio i giri di palazzo, mentre guido anche, mentre sono magari un pochino più distratta, perché a quel punto se le so in quelle situazioni così assurde, vuol dire che mi sono entrate bene in testa. Chiaramente non all'inizio le ripeto normali, perché sennò non capirei nulla, però anche andando in giro per strada, no? Magari... Certo. Me le ripeto sul motorino, così, metto le cuffiette, no? Sembro pazza, sembro che parlo da sola. Però tendenzialmente cerco di avere sempre un'ottima memoria che sia impeccabile, perché quella sarà la mia ancora al provino. Se dovessi sentirmi un po' spaesata, la terra sotto i piedi, se dovessero cambiare un sacco di cose, almeno quelle so che ce l'ho. Dopodiché cerco di darmi e dare un'idea molto chiara del personaggio, quindi di quello che ho capito di questo personaggio, dell'anima che ha, del suo spirito, di quello che vuole raccontare, di quello che io devo portare in scena. Quindi cerco di arrivare lì con un'idea chiara e con una proposta. Dopodiché, in questo modo dovete essere altrettanto bravi a cambiare questa idea che voi avete del personaggio, perché molte volte non è giusta. A volte la azzeccate. Aspettate che qua... mi stanno chiamando, scusate il bello della diretta, non vi trovo più tra l'altro. Molto molto bene, ci stai, sì. Ci può stare. Ma non vi trovo più, questa cosa è fantastica, dove siete? Ma noi ti vediamo. Però noi ti vediamo, ti sentiamo. Avrei piacere a vedervi anch'io. Giustamente. Scusate, eh. Ora capisco dove siete. Però quello che dici siamo è molto curioso, perché ecco, in effetti... Ecco, vi ho ritrovati. Non è solo l'idea tecnica, che poi però. Tu ti fai... del personaggio non necessariamente corrisponde all'idea di chi l'ha scritto o di chi dirigerà il film o la serie. È molto importante andare con un'idea e con una proposta, perché sennò
brancolato un po' nel buio, però è altrettanto importante la malleabilità di un attore, quindi andare lì ed essere in grado di cambiare, di farsi dirigere fondamentalmente, quindi dal casting o dal regista, se c'è, se è presente al provino, o dalla regista, in modo da cambiare, da essere bravi ad ascoltare le loro indicazioni, questo è fondamentale. La puntualità è un'altra cosa fondamentale, perché voi in questo senso siete anche al loro servizio, quindi sono loro che possono essere in ritardo. Lo so, è una brutta legge, una brutta gavetta, Ma è qualcuno così. a cui farla. È così, loro possono essere in ritardo anche di 2 ore e voi sarete col sorriso a non lamentarvi. Voi no, voi no, voi dovete essere in anticipo. Il mio consiglio che mi ha dato la mia insegnante di recitazione, che sfrutto da anni, è arrivare un pochino, un quarto d'ora in anticipo e farvi dei giri di palazzo per sfogare un po' di Di ansia. ansia. Sì, una cosa importante delle battute è dimenticarsele. Dopo averle imparate, dopo essere sul pezzo e saperle tutte, dovete dimenticarvele, perché dovete apparire super naturali, spontanei, anche se la cosa migliore, perché c'è Veronesi che dice: arrivate ai provini e non recitate. È vero, non bisogna recitare, ma bisogna, la cosa, il top, come si dice adesso, sarebbe arrivare al provino essendo naturale, spontaneo, ma recitando in modo spontaneo, non essendo naturale e spontaneo perché sei un talento grezzo e ti buttano là, ma perché la tua tecnica ti permette di recitare in modo spontaneo e quindi di non far capire a nessuno che tu in realtà stai recitando. Quindi quello è molto importante. Se avete un po' di tensione sul viso, è importante fare degli esercizi diciamo, per aiutare a non impicciarvi su alcune battute. Quindi ci sono degli esercizi di dizione. Banalmente, andate al bagno, mettete un dito così e iniziate a dire le battute mordendovi il dito. Quello vi aiuta un sacco ad articolare. Poi ci sono un sacco di esercizi che vi insegnano, insomma, a scuola di recitazione. È importante non avere giudizio nei vostri confronti, quindi sentirvi liberi di sperimentare. Ricordatevi che la macchina da presa vede tutto, quindi qualsiasi cosa che voi fate qui è molto forte poi in macchina. Quindi non dico di andare a togliere, ma sempre di essere consapevoli di quello che state facendo e soprattutto di essere nel qui e ora, quindi presenti, ben presenti a voi stessi, ben presenti sul luogo, cioè sul pezzo, ben consapevoli di quello che state facendo, quello è molto importante. Alla fine del provino andatevene, non rimanete là a dire questo progetto, ma quando parte, ma insomma il regista, ma ti ricordi che noi abbiamo fatto un provino 7 anni fa e sono arrivata in finale, poi non mi avete preso? Andatevene, basta, voi il vostro lavoro l'avete fatto, è finito adesso, non rompete le scatole ai casting, io ho fatto da spalla un sacco di volte, quando ve ne andate ne dicono in tutti i colori, basta, andatevene, il vostro lavoro è stato fatto, questo è il mio consiglio, non Cioè, rimanete quindi lì a... non dilungarsi, non dare adito, prendere e andare. No, Basta, esatto, avete finito, faccio il mio ringraziate, e vado via. salutate, un bel sorriso e ve ne andate. Non rimanete là a dire: ma questo progetto, ma che bello, quanto piacerebbe farlo, ma quando È parte, è super giusto. interessante. Basta, avete fatto, Via. chiedete le cose che dovete chiedere prima, fate le domande quando arrivate al casting, se avete dei dubbi sulle scene che non siete riusciti a togliervi grazie alla vostra gente o da soli. Dopodiché, quando avete finito il casting dice grazie, grazie mille, andatevene. Questo è un consiglio d'oro, veramente. E poi ci sono un sacco di inconvenienti, però, tipo spalle che non sanno dare le battute, tipo tu che quel giorno hai rotto la macchina, hai fatto l'incidente, non ci stai con la testa, scene che arrivi al provino e sono sbagliate e non erano quelle ma erano altre. Quindi poi può succedere tutto, però questo è quello che mi sento di consigliare. C'era una domanda interessante perché visto che stavi parlando appunto della memoria, di imparare le battute, dimenticarle, c'era Pier Gigi che ti chiedeva: tecniche di memorizzazione preferite? Ma io tendenzialmente mi leggo la scena, dopodiché mi scrivo le mie battute, le scrivo tante volte, scrivo anche quelle degli altri. Spessissimo le scrivo almeno 3-4 volte, dopodiché inizio a saperle e mi accorgo sempre più spesso che il giorno in cui faccio la memoria principale più importante non mi ricordo un tubo. Il giorno dopo, se ci dormo su come per magia,
Le so perfette. Quindi dormirci su aiuta tantissimo. Non vi impanicate se non le sapete al primo giro, perché è normale. Scriverle può aiutare. E poi, quando dovete essere sicuri di saperle veramente bene, trovate degli elementi di disturbo, che vi distraggano, perché se le sapete anche in quel caso vuol dire che la memoria è super ferrea. Giulia dice una cosa molto vera, dice un po' come quando ripeti per passare un esame. Infatti, mentre stavi raccontando tutto questo, mi è venuta tutta in mente la mia carriera universitaria, cioè erano le mie stesse tecniche università, assimilando ovviamente, però, e anche la scrittura è una cosa che Molto. facevo e tuttora. Quando devo fare un'intervista, è vero, le domande si scrivono sempre, però anche riscriverle 2 volte, giusto per assimilare una serie di concetti, magari no, se voglio fare una domanda un pochino più complessa, più composta, è una di quelle cose che serve tantissimo. Sì. Sì, anche, vabbè, poi quello è un lavoro sulla sceneggiatura, però quando hai una sceneggiatura serve sempre fare una mappa un po', del tuo personaggio, di con chi ha parlato nel corso del film, dove ci troviamo, in modo da sapere sempre, come, quando e dove sei. Perché il film, per esempio, non si gira in sequenza, quindi magari arrivi un giorno che giri la scena, che ne so, di una serie o di un film a 508 e tu dici sì, ok, ma dove siamo? Chi sono io? Che cosa sto facendo in questa scena? Perché ce l'ho con lui? Non Certo. ti ricordi un tubo se non ti fai una mappa precisa con tutti i tuoi appuntamenti, gli appuntamenti del tuo personaggio? Senti, c'è Tapparella che fa una domanda ironica, ma so che apprezzerai perché L'allerta. sei una grande, grande fan di Boris. Però ora, al di là di gioielliere, che comunque è una parola infame, ma ti è mai capitato di avere difficoltà in alcune parole, in alcuni suoni, in realtà, nella pronuncia di alcuni suoni? Vabbè, la Mi dizione. capita quando ci sono un sacco di R nelle parole, non so perché, però mi capita di avere più difficoltà e quindi faccio gli esercizi di scuola che mi hanno insegnato a scuola di recitazione e tendenzialmente vado liscia. Se non vado liscia e proprio vedo che è tipo gioielliere, la devo cambiare. Un po' Giusto, cerco di cambiarla, cerco di aiutarmi. ti chiedono quanto ci hai messo a imparare le scene di ballo per Carosone. È interessante questa, è bella. Oddio, ci ho messo, mi sembra, 4 lezioni, 5 lezioni, perché io non ho mai ballato nella mia vita. Mia mamma è ballerina di danza classica, ma io sono un elefantino. Quindi è stato molto difficile per me, oltretutto lo swing, che è comunque un ballo che è proprio difficile di suo, come ritmi, come musica, che non sentiamo spesso come movimenti, quindi avevo una coach che si chiama Ilaria, bravissima, una ballerina professionista, coreografa, che mi ha aiutato tantissimo per Carosone, perché c'erano delle scene in cui io dovevo anche recitare mentre ballavo, quindi è stato molto difficile ricordarsi tutta la coreografia e poi anche tutte le battute del mio personaggio, eccetera. Quindi sì, è stato difficile. Non so Paolo, se vuoi fare tu una domanda, perché io qualcun'altra in tema provini ce l'ho, ma Sì, curiosità che magari io può essere riguardo ai utile. provini, proprio perché eravamo nell'intorno degli esami, pensavo, a me è capitato, arrivi, ti siedi e fai scena muta, ma non perché non hai studiato, sai, magari appunto hai Ah, altre cose per la ansia. testa, sei arrivata con un carico di ansia, insomma, per n ragioni ti blocchi. Ti è mai capitata una cosa del genere? E se ti è capitata, come sei riuscita a recuperare? Mi è capitata una volta sola per un ruolo, tanto non mi importa niente di dirlo, insomma, capita, si sbaglia. Per un ruolo che poi prese Foti, la mia amica Fotini, che c'era ieri sera, per Ah. Il Regno, pensate Ok, voi. E, sì, il film. sono arrivata al provino che non mi ricordo ora che cavolo avevo, che mi era successo il giorno prima o la mattina stessa. Sono arrivata e ho fatto scena muta totale, ma non mi uscivano le parole, proprio non riuscivo a parlare. Mi sembra, non mi ricordo chi era la casting, Valeria Miranda, mi sembra che è molto carina, mi sembra che fosse lei, non sono sicura, però c'era una casting molto carina,
e c'era pure il regista, tra l'altro, quindi una figuraccia non piccola, e mi sono proprio bloccata, non mi è mai successo, erano già 3-4 anni che lavoravo, ma non so che cosa mi è successo quel giorno, non ricordavo nemmeno una battuta, e le avevo studiate benissimo, sempre nello stesso modo, sono molto precisa, io sono una molto professionale, c'è avuto proprio un blocco emotivo, e da lì, perché la scena era difficile, ho avuto questo blocco emotivo e da lì un blocco proprio di pensieri, di battute, e me ne sono andata, cioè ho detto scusate, mi dovete perdonare, non so che cosa, non so cos'ho, sono fuori di me, non lo so, me ne sono andata, basta, ho perso quel provino, tra l'altro era un callback, quindi mi sembra che fosse la seconda fase di provino, e l'ho perso così, perché ho proprio avuto un blackout. Mm-hmm. Poi sono molto contenta che l'abbia preso Foti, che è una mia amica. Però... Vai Paolo, no, ero solo sconcertata, ci sta assolutamente, sarà capitato a tanti noi in altre occasioni, in un provino, in un esame o non so, a me spesso capitava con il piano, c'erano momenti in cui entravo in un pallone totale, cioè mi si congelavano le mani, non sapevo più muovere le mani sulla tastiera, come se non avessi mai suonato il pianoforte in vita mia, e il mio maestro mi guardava dicendo, quindi... pianti sì, amari, capita. A me è capitato quella volta lì e sono proprio rimasta, non so veramente che cosa mi sia successo, però siamo umani. Brava, certo. Brava, questa è una bella, siamo umani, ci può stare. Decisamente. Ma io ricordo che qualche anno fa tu mi parlasti proprio di un provino e io ti avevo chiesto qual era l'incontro più sorprendente che avevi avuto con un fan di Scam. E tu mi avevi raccontato che stavi andando ad un provino vestita con un abito medievale, perché era una produzione in costume, e una fan ti bloccò, ti chiese. Ma era lo stesso film, giorno. Sì. Era lo stesso giorno. Vedi. Mamma mia, vedi. Era lo stesso giorno. Io gli chiesi una sigaretta, lei mi chiese una sigaretta, una cosa del genere. E poi mi disse, ah, ma tu sei Scam. Senza dire, se sei Eva, tu sei Scam, sei l'incarnazione di Scam. Però non era quello che mi ha destabilizzato, non è stato quello. Deve aver avuto delle robe, non so. Magari era il destino, no? Alla fine io sono un po' fatalista. Sì, sì. Se non è andata, anch'io. Non doveva andare. È vero. Sì, no, è vero. Concordo. Aspettate che leggo anche qualche commento, perché c'è qualcosa, ci sono diversi commenti davvero molto interessanti. Per esempio, l'improvvisazione. Ti è capitato che durante un provino ti chiedessero di improvvisare, e l'improvvisazione non è semplice improvvisazione, comunque bisogna sapere improvvisare. Da quel punto di vista, se hai qualche tecnica, aneddoto, qualche consiglio che vorresti dare, insomma. Allora, io ho fatto un sacco di scuole di recitazione in cui ci si esercita su questo, sull'improvvisazione, tanto. Io con Gisella Burinato abbiamo improvvisato tantissimo e mi è stato molto utile poi, soprattutto per i provini, perché sul set improvvisi molto di meno, nel senso che una volta che hai preso il ruolo c'è uno studio sulla sceneggiatura, insomma tendenzialmente puoi improvvisare la testa o la coda della scena, quindi l'inizio e la fine, oppure in mezzo ti esce nel mentre qualche battuta divertente che non c'era scritta o che può funzionare di più, ci sta, però non è che improvvisiamo tutte le scene dall'inizio alla fine, sennò sarebbe un incubo. Però ai provini mi è capitato tantissimo che magari andavo lì, avevo una scena in cui alla fine della scena devo dire, magari mi è capitato di recente, per questo lo dico a questo ragazzo, ah, ti stanno bene così i capelli, il regista mi fa no, dì che gli stanno male. Quindi quindi gli ho dovuto dire no, ti stanno male, e improvvisare tutta una cosa completamente al contrario di come c'era scritta. In quel caso io mi chiedo sempre qual è l'obiettivo del mio personaggio in quella scena, cioè qual è l'obiettivo? Rimorchiarmi questa persona, farmela andare sul cavolo, oppure non lo so, renderla ridicola, oppure... farmi amare da quella persona, far sì che quella persona mi trattenga a sé, oppure mi mandi via, che non mi abbandoni. Mi chiedo che cosa sto facendo lì e grazie a questa domanda riesco più o meno a darmi una risposta e a cercare di fare una buona improvvisazione. Ma è difficile improvvisare bene, molto difficile.
Effettivamente uno pensa sempre che improvvisare sia la cosa più semplice perché è come se fosse naturale, invece anzi si vede quando si improvvisa male, è proprio un'arte in improvvisare, che secondo me è qualcosa che molto più derivativa forse dal teatro che dal cinema, fermo restando che abbiamo avuto grandi attori maestri dell'improvvisazione, ma che hanno avuto appunto anche radici stesse nel teatro. Non so se c'è una tecnica, un modo, degli esercizi particolari che hai fatto, che ti hanno fatto fare, ecco. Sì, me ne hanno fatti fare vari, però non lo so, per esempio io quando vedo i film o le serie, sarà perché comunque faccio questo lavoro ormai da un sacco di anni, sarà perché sono un'attrice, sono dentro a questo mondo, ma io lo vedo subito quando stanno improvvisando, lo vedo tantissimo, se non sono attori professionisti io vedo il vuoto cosmico dentro i loro occhi, vedo loro che stanno tipo così, e quindi là capisco che magari l'altro attore è più professionale, più grande, magari gli ha dato una battuta che loro non sono riusciti a tenere, non so come dire, ma io lo vedo proprio, ed è orrendo quando vengono montate queste cose. Quindi se devi improvvisare, secondo me devi improvvisare bene, se no è meglio che stai zitto, perché se no è molto cringe, non il cartello cringe, ma come se ci sì, è vero, però è vero. Ci sono un sacco di tecniche dell'improvvisazione, ma l'importante secondo me è ascoltare quello che dice l'altro nell'improvvisazione, è la cosa fondamentale, non ostacolare l'improvvisazione, sicuramente è una cosa importante, non è una tecnica, però è molto importante tenerla quanto più possibile, no? Non andare a chiudere ogni possibilità di apertura dell'improvvisazione, no? Se quello là magari durante l'improvvisazione, mi è successo un sacco di volte anche a scuola di recitazione, ti dice non uscire da quella porta, tu pigli, esci, la chiudi, è finita l'improvvisazione, perché lui non può uscire e riprenderti perché magari la macchina presa là non ci arriva, quindi tu devi trovare un modo per rimanere dentro quella stanza e tenerla ancora un po' quell'improvvisazione, se no è finita già, capito? E soprattutto ascoltare quello che ti dice l'altro, rimanere nel tuo personaggio, ma pensare come pensa il tuo personaggio, che è la cosa più difficile, secondo me, durante l'improvvisazione, perché ti manca un po' la terra sotto i piedi, soprattutto nelle scuole di recitazione, quando invece conosci il tuo ruolo bene, il tuo personaggio bene, vai molto più tranquillo, perché sai come la pensa e come si comporterebbe. Ma quando fai scuola di recitazione ti dicono ok, lui ti ha tradita perché tu sei una donna così, oddio, diventa faticosissimo perché tendi sempre a mettere comunque un certo punto quando non hai più appigli davanti te e non il personaggio, perché non ce l'hai ben chiaro, invece sul set è un po' più facile perché lo conosci bene, presumibilmente, si spera che tu lo conosca bene. Ci sono altre due domande, sempre riguardanti i provini, che secondo me sono interessanti. La prima riguarda il giudizio che va anche al di là dell'aspetto recitativo. Cioè, se quando vai a fare un provino, ci sono anche altre cose che vengono tenute di conto nel momento stesso in cui stai facendo il provino, ecco, altre caratteristiche. Allora, sicuramente ci sono un sacco di attori bravi, bravissimi anzi, che io conosco, che lavorano meno di attori meno bravi, perché a volte vengono prese in considerazione anche caratteristiche fisiche, somiglianza nei nostri casi, noi che siamo giovani, con quelli che fanno i nostri genitori. Quindi somiglianze varie, se magari il personaggio può avere le tue stesse caratteristiche fisiche, sicuramente magari scartano quelle che non hanno quelle caratteristiche, magari sì, devo dire che comunque l'aspetto fisico, non intendo bello o brutta, grasso o magra, certo, questo no. Quello, intendo proprio colori. Caratteristiche fisiche, colori, età, altezza, modo di essere anche, no? Un po' più timido, un po' più spigliato, sicuramente influisce, cioè non basta essere bravi, purtroppo anche se tu sei bravo il provino ti va bene, poi quando loro si riuniscono ci sono tantissime altre cose che entrano in gioco, quindi appunto ripeto quanto assomigli
ai tuoi genitori finti quanto invece stai bene, piuttosto con quello che dovrebbe essere il tuo partner. Quindi magari tu hai in questo film quello che fa tuo marito, però insieme non funzionate secondo, che ne so, il produttore, secondo il regista, non state bene insieme, siete una coppia che non funziona, certo. Quindi anche se tu sei stata più brava di quella che hanno preso, alla fine prendono l'altra. Succede tantissime volte. Molto logico questo, ci assolutamente può sta, anzi più che può starci è necessario, ce ne rendiamo conto soprattutto in quelle occasioni quando magari vedi alcuni giovani attori o giovani attrici, tanto in campo nazionale quanto in campo internazionale, dove sono obiettivamente la copia sputata della versione più grande che interpreterà il loro personaggio, oppure appunto della madre, del padre, quindi è ovvio che ci sono insomma degli elementi in più che vanno al di là del talento. Sì. Dovrebbero sempre stare, secondo me, attenti a non esagerare su questa cosa, perché spesso vedo attori non bravi, belli, giusti, fotogenici, in linea con i loro genitori, carini con il partner, ma non bravi, ma cani, cioè, ma lo vogliamo dire? Non è che, cioè, io per esempio ho i capelli rossi, ora sono scura perché sto girando un film scura, però i capelli rossi miei sono mori. Non è che sono rossi, cioè, capito? Quindi di solito ci si fissa, soprattutto in Italia, certo, in queste cose, piuttosto prendi uno che non è bravo, ma che ne so, è moro, e tu dici, ma... Quindi, giusto, ma con le dovute, insomma... Precauzioni, definiamole così. Attenzioni, giusto, sì, beh, verissimo. Come se l'Italia... Vai, scusami, Paolo. Scusami, Gabri. No, c'è un'altra domanda molto curiosa che arriva riguardo ai provini. Dicono, i provini li scegli tu o li subisci? Ecco. Poi dicono anche, hai mai fatto andare male un provino di proposito? Ma non credo. Perché non magari lo volevi un po' proprio più, fare. Più difficile. Però sarebbe interessante sapere, c'è mai stato magari un progetto per il quale tu hai detto al tuo agente, alla tua agente, fammi arrivare al provino, voglio assolutamente prendere parte. Oppure di solito sono sempre cose che ti arrivano. Allora, sono quasi sempre cose che ci arrivano, quindi ci arriva la mail con il progetto, o se è una cosa magari più interessante ci chiama direttamente l'agenzia, ne parliamo, si valuta se è una cosa giusta e adatta al percorso che vuoi fare, all'attore che vuoi diventare, no? Perché comunque si lavora non per oggi, ma si lavora per costruire una carriera che possa durare il più a lungo possibile, altrimenti magari tra 2 anni sono senza lavoro. Quindi ci si impone di fare delle scelte più o meno giuste, di non bruciarsi, di non fare progetti brutti, ma di fare solamente, cioè io tendo a fare solamente progetti che da spettatrice vedrei, quindi che mi piacciono. È bella questa cosa. E quindi sicuramente non sono io che dico, ehi, fatemi fare, che ne so, questo ruolo, assolutamente. Di solito mi arrivano i provini all'agenzia, poi se sono proprio delle robe brutte, io dico di no, cioè io dico che non le voglio fare, ma non, cioè, senza offesa, li facesse qualcun altro, perché ci sono tante persone, io quella roba non la voglio sul mio curriculum perché non mi piace. Magari all'inizio ho fatto tante cose per iniziare, perché è giusto, perché volevo imparare a stare sul set, perché è giusto fare gavetta. Adesso che uno si può dare degli obiettivi e vuole costruire un determinato tipo di carriera, spesso mi capita di dire no, io non ci vado a questo provino perché non è il caso di fare questo film, perché non mi piace, è brutto, oppure mi mandano la sceneggiatura e dicono no, questo non mi piace, non mi sa di nulla, non mi ha trasmesso niente, e quindi evito proprio di far perdere tempo a tutti e non vado nemmeno al provino. Beh, però giusto, tendenzialmente, no? Anche... insomma, la mia agente fa un filtro, già lei che è molto brava, e quindi mi arrivano quasi sempre cose belle. Ecco, un'altra cosa curiosa è... No, scusami Gabri, prego, no, vai. Facciamo una cosa, no, alterniamoci, stiamo spalleggiando in questo... No, vai, poi vado io, tanto siamo sempre in questo... Bene o male ci anticipiamo pure con le domande, quindi siamo sempre... Sì, infatti, in quel pensiamo sempre alla stessa cosa, vedo. Chiedono, ti riguardi in TV?
Sì, mi riguardo perché sono attenta a non ripetere gli errori che ho fatto, quindi mi riguardo per capire anche un po', per avere un quadro generale dei miei lavori, per capire quello che ho sbagliato, quello che non ho sbagliato. Mi riguardo con un occhio molto critico la prima volta, poi invece la seconda volta mi riguardo il film con più relax. Però sì, mi riguardo perché mi aiuta un sacco a capire quello che mi fa schifo delle mie performance e a non ripeterlo mai più. Per esempio, in una delle mie prime cose piangevo così. Ora non ripiangerò mai più così. Ne ho parlato anche con la mia coach, ho fatto un sacco di corsi su questo. Comunque è visivamente un po' brutto, a meno che la situazione non sia estremamente drammatica e che quindi non richieda un pianto esagerato. Fotograficamente è brutto vedere uno che piange così con la bocca a pavesino, come diceva mia insegnante. Quindi diciamo che è più forte, il pianto arriva più forte se tu lo tieni dentro, capito? Quindi è più intenso. Vabbè, robe mie, però sì, mi riguardo. Invece, sempre sui consigli, c'era un'altra domanda che riguardava l'agenzia. Visto che stavamo parlando dei provini e giustamente dicevi che c'è anche un lavoro che fa il tuo agente, che fa l'agenzia anche di base, qual è il consiglio per scegliere l'agenzia? Come, soprattutto all'inizio, come bisognerebbe scegliere l'agenzia? Quali sono anche, no, la metodologia poi, come ci si avvicina ad un'agenzia? Qual è stato il tuo percorso anche poi? Allora, quello che consiglio di fare, al di là del fatto se è un'agenzia grande, famosa o piccola, è scegliere una persona che sia seria, che quindi il vostro agente vi dia a pelle, spero che riusciate a capirlo, proprio sinonimo di serietà. Se è serio, vuol dire che potrebbe essere la persona giusta per voi. Nulla vieta di cambiare l'agenzia sempre più avanti, quindi magari come ho fatto io di partire con un'agenzia super piccola per poi arrivare in un'agenzia molto grande. Quindi è un percorso anche quella gavetta. Tendenzialmente, se sei un attore che non ha mai fatto nulla, alle prime armi non ti prendono mai in un'agenzia grande. Quasi mai, a meno che non abbiano visto un cortometraggio o qualcosa in cui li avete colpiti e quindi decidono di investire totalmente su di voi, ma tendenzialmente chi diciamo tende a prenderti se ancora non sei affermato sono le agenzie piccole. Detto ciò, dovrei fare dei nomi, non mi va di fare pubblicità ad No, agenzie. Ci sono delle certo, no, no, no. agenzie molto buone su Roma, come ci sono delle agenzie invece non tanto buone. Quindi provate a fare una chiacchiera e a capire se quella persona vi sembra seria e professionale o meno. Giusto, mi sembra un ottimo consiglio, che secondo me vale un po' per tante cose, dalla gente al... Sai, spesso capita anche con le scuole, per esempio, con le accademie, che può essere tanto un'accademia appunto di cinema, di regia, di recitazione. Secondo me il chiacchierare quando crei una conversazione con la persona che tecnicamente poi dovrebbe essere quella che ti insegna, quella che ti segue, quella con cui costruirai un percorso, ti rendi immediatamente conto se quella persona effettivamente è un professionista, che può essere fondamentale per la tua carriera, per il tuo percorso, oppure no. Dico una piccola fregatura che mi è successa a me. Le agenzie non si pagano, ragazzi, non si pagano, non siete voi a pagare le agenzie. Loro prendono un compenso direttamente dai produttori del film o della serie. A me mi hanno fregato all'inizio della mia carriera su questo. Le agenzie non si pagano, non dovete pagarle, non prendono compensi da voi. Quindi diffidati da chi vi dice sì, ti prendo in agenzia, ma mi devi dare 600 euro. No, non funziona così. Brava, questo è un ottimo consiglio e suggerimento, o meglio, è come dovrebbero andare le cose, bravissima. È una cosa che non si sa, che si dà per scontata. Brava, ottimo, ottimo, questa è una cosa veramente ottima. Ma ne sentiamo Paolo, non tante so anche se magari conosci. di persone che si affacciano alla carriera da modelle, da modelli, con i Bravo, book, no? Con i sì. lookbook, la stessa cosa, Ah, sì. inizi e si Sì, fa. no, Ecco, mi volevo. alcuni ci provano, ma poi soprattutto quando inizi questo lavoro non è che hai tanti soldi da investire, per cui è proprio una cattiveria. Sì, Assolutamente. Mi spesso volevo ricollegare, capitano. eh sì, a quello che diceva Gabriella prima.
È molto importante chiacchierare, ma è anche molto importante, credo, fare rete, perché il tuo, come tutti i lavori, necessita di un network di persone, di registe, di registi, di produttrici, produttori a cui fare riferimento. Ecco, per te, nella tua carriera finora, quanto è stato importante fare rete, fare network, avere conoscenze e contatti con sia chi fa il tuo stesso lavoro che magari è in altre filiere dello stesso prodotto? È molto importante perché inizialmente pensi che siano tutti contro di te, quindi che devi sempre batterti i ruoli con le tue colleghe, che tu automaticamente se incontri delle ragazze al provino automaticamente le devi odiare, sono contro di te e tutto andrà male, quindi non devi dare confidenza perché non sono amiche, quelle vi state battendo gli stessi ruoli. Piano piano invece col tempo impari che è assolutamente il contrario, è molto utile avere sempre degli ottimi rapporti in questo mondo con i colleghi, con le maestranze, con tutti, ma soprattutto con le colleghe donne con cui ti batti i ruoli, perché poi ultimamente io sento molta sorellanza con le mie colleghe, cioè anche famose, meno famose, c'è cioè meno cattiveria di qualche anno fa, siamo molto più coese ed è utile, è importante, è utile perché ti aiutano a fare i provini. Perché fate rete su quali progetti ci sono in giro, perché chiacchierate su esperienze di appunto coaching, vi scambiate i numeri dei coach di Veneto, per dirne una, che ho dovuto trovare immediatamente a mie spese un coach per Carosello Carosone di Veneto perché non c'erano abbastanza giorni per organizzarsi, eccetera. E me l'ha passata una mia amica attrice, piuttosto che per i provini in inglese chiedere una mano, piuttosto che farsi dare le battute proprio durante self-tape. Quindi è meglio avere una rete di amici piuttosto che di nemici in questo lavoro. E poi è bello perché ci si ritrova spesso, no? Cioè, io ho lavorato tantissime volte con sempre le stesse persone, oppure ogni volta tendenzialmente vado su un set, c'è sempre qualcuno dalla fotografia alla regia, ai macchinisti, gli elettricisti, eccetera, con cui ho già lavorato, che poi io non mi sono mai sentita cast, io odio il cast, io adoro la troupe, e quindi io mangio con loro, cioè mi piace di più stare con la troupe, mi diverto, divento più amica della troupe che del cast tendenzialmente, quindi mi piace un sacco, mi fomenta quando li ritrovo. Vabbè, ho risposto, non mi ricordo manco più qual è la domanda. Ah sì, il Certo network che hai dei coach. risposto. Sì, hai risposto, hai risposto. Io ti faccio ancora un'altra domanda, proprio perché in chat oggi siete scatenati, hanno fatto un sacco di domande stupende. E c'è questa domanda che ti ricordi com'era guardare un film prima che fosse la tua professione? È cambiato qualcosa? Perché Bellissima questa domanda. secondo me cambia qualcosa. Io credo, già noi giornalisti, non so se Paolo lo confermi, già guardare un film come lo guardavamo prima rispetto a come li Un'altra guardiamo cosa. adesso, le serie TV, completamente diverse. A parte che pesantezza, non mi posso mai godere quello che sto guardando perché ho la Davvero, scadenza, davvero. le devo scrivere, devo essere oggettiva e quindi non mi posso nemmeno far trascinare troppo dai miei feeling. Ma immagino che Decisamente. per un attore sia ancora più intensa come cosa. È fastidioso, nel senso che io prima di fare questo lavoro vedevo i film con un piacere È immenso, li fastidioso. guardavo senza pregiudizi, non c'era una voce dentro di me che mi diceva: oddio, che brutta questa inquadratura, oddio, questo attore è un cane, oddio, che cosa sta facendo, ma perché sta impalato? Non c'erano queste voci dentro di me. Purtroppo, il mio mestiere mi ha plasmato, io non riesco più a vedere un film senza stare zitta, non riesco più a vedere un film senza rompere i coglioni a quelli che ho intorno, e rompere i coglioni a me stessa poi, perché sto là davanti e dico: ti prego, stai zitta, puoi solo guardare, per favore. A volte mi metto tipo dei veti e dico: no, devi stare zitta, cioè te lo devi guardare e basta, poi dopo fai le tue considerazioni al muro però, perché nessuno vuole sentirle. Quindi purtroppo non mi ricordo, io non me lo ricordo com'era prima di fare questo lavoro, vedere film, però immagino che fosse bello, non lo so, adesso è difficile. Cioè, se vedo film non italiani sono molto meno critica, rompo meno le scatole. Se vedo film italiani sono sempre là a dire: ah, vedi, questa persona la conosco, quando passano i titoli di testa, ah, vedi, con lui ci ho lavorato, molto bravo, ah, vedi, questa. Cioè, proprio rompo. Non lo so, vabbè, spero mi passerà, che perderò interesse.
Secondo me peggiora, ma spero di sbagliarmi. Nel nostro campo peggiora, ti posso assicurare che peggiora. Spero che nel tuo possa solo migliorare. Il mio fidanzato, stavamo vedendo un film l'altra sera e mi fa: oh, se devi fare così spengo, eh. Io penso, no, non ce la faccio, così lo guardo così, dico le battute, faccio no, vabbè, no, così. Ma cosa no? Ma che c'eri tu? Ma prova a farlo tu, poi mi dico, ma che cosa dici? Sì, peggiora, te lo confermo che assolutamente peggiora. Ci sono ancora un sacco di domande, io in realtà volevo al volo, ma non so, dipende da te, perché so che sei una grande appassionata di libri e lettura, non so se ti va di chiudere questi ultimi 5 minuti con Ludovica, un'attrice. Ludovica nella vita di tutti i giorni ha anche altri interessi che attualmente non sono stati intaccati dal suo lavoro e quindi se li può godere senza avere l'occhio critico, appunto come stavi dicendo prima. Oppure continuiamo su questa scia perché vedo che i ragazzi sono comunque lanciatissimi, quindi faccio scegliere a te. Un quarto d'ora o è di meno? No, un po' di meno purtroppo, perché quando è l'ultimo panel abbiamo quel quarto d'ora di più. Purtroppo certo. Abbiamo un 5-10 minuti molto tirati, molto molto okay. Tirati. E come volete voi? Come preferisci tu, sei anche padrona di casa, quindi come preferisci? No, veramente, quello che interessa loro di più ascoltare, non lo so, volete ragazzi iscriverci al volo... Ludovica fuori dal set oppure no, ci interessano di più le domande di Ludovica attrice perché vogliamo fare questo lavoro, non lo so, provo a rispondere rapido a qualche domanda. Guarda, e più che altro una domanda molto interessante e magari poi facciamo anche un fuori dal set al volo, e quella se hai pensato, no, volevi una parte fortemente, eri convinta di essere andata malissimo e invece poi hai ottenuto la parte. Ti è mai capitato che a volte il tuo istinto ti ingannasse da questo punto di vista? Sicuramente mi è capitato, sto cercando di dirvi anche il progetto così siamo più specifici. Ma per esempio in quest'ultimo film mi è capitato che mi hanno detto di essere stata presa molto in là e quindi io ho perso ogni speranza, avevo detto a Lucia, alla mia gente, dai andiamo avanti, basta, facciamo qualcos'altro perché qua c'è trippa per gatti, mi sa che non è andato bene, invece poi mi hanno preso. Quando passa troppo tempo inizio a deprimermi, di solito va così. Mi sembra giusto. Allora, in realtà Sara diceva, in realtà ci starebbe la fatidica domanda sui progetti certo. Futuri, mi sa che ti tocca. Allora andiamo su questo. Allora, progetti futuri, mi vedrete in un film che si chiama Security di Peter Chelsom, che è il regista di Shall We Dance, di Serendipity e di The Space Between Us e di un sacco di altre cose, con il direttore della fotografia di Avatar, che ha vinto l'Oscar. Io sono onorata di essere in questo progetto in cui c'è un cast pazzesco, c'è Fabrizio Bentivoglio, c'è Maya Sansa, Marco D'Amore, Tommaso Aragno, Silvio Muccino e tantissimi altri bravissimi interpreti. Tratto dal romanzo di Stephen Amidon, lo scrittore del Capitale Umano. Quindi l'ho girato l'anno scorso, pre-pandemia, questo film. Ho vissuto 2 mesi a Forte dei Marmi d'inverno da sola, quindi almeno solo per questo dovete vederlo, per la mia sofferenza di stare a Forte dei Marmi, che è bellissimo, ma d'inverno non c'è un tubo, nemmeno un ristorante aperto. Ma scherzo, il film è molto bello. E questo qui non so quando uscirà, perché al momento, come tutti sapete, i cinema sono chiusi, quindi ci vorrà un pochino. Dopodiché ho un film che si chiama La Svolta, che ho girato con Brando Pacitto e Andrea Lattanzi, Marcello Fonte, di Riccardo Antonaroli, è una prima regia, sempre al cinema, quindi sempre che non sappiamo quando lo vedrete. Un film che sto girando adesso sempre per il cinema, quindi non sappiamo quando lo vedrete. Ultimamente mi sono data al cinema e non ho fatto più serie, quindi sono tutti... No, una l'ho fatta, e non so quando la vedrete. È devastante, ecco perché io odio i progetti futuri, perché non si sa mai nulla. Poi ho fatto... Soprattutto in questo periodo. Ho fatto un film che più o meno so quando lo vedrete. Ho fatto un film con Netflix, molto figo, che si chiama Mio fratello, mia sorella, con Claudia Pandolfi, che fa mia mamma. È un film di un... diciamo che tratta di famiglia. Ed è un
film di quelli che secondo me ci voleva in Italia, tratta anche di una malattia mentale specifica, ancora non troppo sdoganata, è un film estremamente tenero, commovente, ma è anche molto simpatico, fa molto ridere, e quello, non lo so, quando vedrete, ma penso verso tipo novembre, così, ma non lo so, non lo prendete per buono, perché è sempre domanda sui progetti futuri, quindi non si può dire quando escono, non si sa niente, quindi questo. E, aspetta, perché ho fatto pure qualcos'altro, ma c'ho un vuoto. Vabbè, c'era Carosone. Ti vedremo praticamente ovunque, hai veramente fatto tantissime cose, cioè complimenti. Sì, ho fatto questa serie di Netflix che ancora non si può dire niente. Che bello, non si può mai dire niente. Questo. Beh, è bella la vita dell'attore, eh. E sì, non puoi parlare, piena di omertà. Vabbè, l'importante sì, vanno a firmare tutti i contratti con scritto tipo se parli, ti spezziamo le gambe nel prossimo film, non ti facciamo assicurazione. Però veramente non si può dire nulla. Va bene, sono i rischi del mestiere, purtroppo, sono le contraddizioni di questo mestiere, ci sono, insomma, poi arriveranno le date, l'importante è dare le date, quando è che poi effettivamente possono arrivare questi progetti tanto in sala quanto poi eventualmente in piattaforma, on demand, insomma, chi più ne ha più ne metta, quindi è molto meglio così, almeno dal mio punto di vista, perché io detesto sempre quando vengono annunciate le cose e poi no, lo spostano così, no, colà. Sì. Arriverà, e poi mi dici quando è che arriva e via, insomma, abbiamo tutti l'anima in pace. Facciamo una cosa, Ludovica, non so se tu, Paolo, vuoi aggiungere qualcos'altro? No, prego, prego. Allora io vorrei chiederti, visto così lo menzioniamo che sei una lettrice, al tuo book club, un libro che consigli, un libro che ultimamente hai letto, ti è piaciuto tantissimo e quindi chiudiamo consigliando una super lettura ai giovani, visto che insomma Ultra Pop si occupa anche poi di letteratura. Prima avevamo finito un panel proprio sulla tematica. Ma devi sapere che io leggo molto, sono un'avida lettrice, ma leggo solamente libri che mi pare a me, quindi Va benissimo così. Io leggo solo una categoria di libri, che sono quelli di psicologia o sociologia, quindi in realtà molti dicono le stesse cose, sono estremamente noiosi, ma a me piacciono, sono la mia droga. Io pure sono 700 pagine sul perché del cervello umano che fa questi ragionamenti, me lo leggo. Quindi nel mio book club di Instagram potrete trovare solo questo genere di libri, quindi se vi piacciono i romanzi non faccio per voi. E, a me piacciono i romanzi ma mi annoiano, ho un po' bisogno della mia droga, di sapere queste cose. Quindi un libro che secondo me può essere molto interessante da leggere, anche molto utile, è un libro che si chiama Sentirsi Bene, mi sembra David Burns sia l'autore, che secondo me è estremamente adatto e consigliabile in questo periodo storico di pandemia, in cui gli equilibri sono un po' instabili e in cui ci sentiamo un po', diciamo, persi. Un libro di autoaiuto, secondo me, a me è stato utile. Nasce come un libro di autoaiuto per persone affette da depressione. Ci tengo a dire che un libro non ti cura. Quando io l'ho messo nel mio book club c'è stata una mezza polemica dicendo: oddio, ma ti pare che suggerisci un libro per curare la depressione? No, se è uno stato avanzato e forte, chiaramente non mi sembra che sia manco il caso di doverlo specificare, che uno deve andare da uno specialista e prendere dei medicinali, è ovvio, o comunque fare una terapia cognitivo-comportamentale o quello che è. Questo è semplicemente un libro che ci fa vedere il mondo sotto un altro punto di vista e ci fa prendere bene delle cose che a noi di solito ci fanno prendere male, ok? E secondo me in questo periodo di pandemia è estremamente interessante questa lettura. Detto ciò, non è che è la cura, questo vorrei capire, però a volte sembra sui social che devi sempre specificare tutto, ma è ovvio che non è che è una medicina, non sono un medico, mi sto semplicemente dicendo un libro interessante. Quindi questo potrebbe essere una roba. Ok,
secondo me invece è molto interessante, cioè è un modo di anche diverso, a parte che è una cosa tua personale, giustamente è il degustibus e quindi il tuo canale e parli di quello che vuoi, ma poi è anche una cosa diversa, e anche io sono onnivora, mi piace leggere qualsiasi cosa, quindi io lo prendo veramente per buono il tuo consiglio, fermo restando giustamente tutte le precisazioni, le contestualizzazioni che hai dovuto fare. Beh, è ovvio che un libro non è la Sì, anche se soluzione, posso sono dirti, altre. sembra che ormai in questo secolo non si possa più dire niente. Non ti pare che uno deve specificare che quello è un libro e basta, che ovviamente è un libro utile, ma non è una medicina? Cioè, ma insomma, dai, oh, a volte veramente mi cadono le braccia sui social a me, eh. Mi viene proprio da dire stamoce, perché sennò, E su questo stamoce, a parte che ci andiamo tutti ormai, Ludovica, io ho notato in chat, sono io sono molto completamente d'accordo. diretta. Ebbene, ci piace, ci piace, ci piace così. Infatti, giustamente dicono: vogliamo la promessa da Ludovica che torna a trovarci. Quindi ci fai questa promessa, Ludovica? Certo, molto volentieri. Beh, sono contenta che sia andato bene. Benissimo, grazie, veramente, è stata fantastica e ci siamo molto, Grazie a molto voi. divertite. Ludovica, Grazie a voi. E grazie, grazie a tutti nostra, che ci avete Caterina, seguito. Senza di esatto. voi non so di cosa avremmo parlato, della cena di questa sera forse. Cosa cenate questa sera, per esempio? Io ho È fatto le interessante, zucchine. interessante. Buone, buone. Paolo? Non lo so ancora, però prendo spunto dalle zucchine di Vedi? Ludovica. Potrebbe essere un'idea. Sì, infatti. La Zucchine prossima carina, volta un dovete. panel sulle ricette di Ludovica, fatte in Chi casa ci sta? Ludovica. Fatto in casa Esatto, da perfetto. Ludovica, Abbiamo già il presentato dalla format nostra Chiara. a posto. Ci sta, perfetto. Grazie a tutti, Ludovica, ragazzi. grazie mille. Grazie Grazie davvero. Ludovica, alla Grazie anche prossima. a te, Paolo. Grazie Paolo, Gabri, grazie sai che è mille sempre un anche a te. piacere. Ci vediamo domani. Tanto noi ci vediamo domani con un E altro panel infatti. super scoppiettante. Insomma, ci divertiremo con i team, ci divertiremo tantissimo. Cioè, io e Sofia siamo carichissime. Io e Sofia siamo carichissime. Ci stiamo Non vedo affidando gli l'ora. artigli. Non vedo Paolo, l'ora. grazie mille Grazie davvero. Gabri, ciao a tutti e a tutti. Ragazzi, me ne vado anch'io, mi raccomando, voi però non andate da nessuna parte perché a brevissimo, anzi subito subito, arriva Antonio insieme a Young Montemagno, sarà un panel veramente assurdo. Molto vintage, torniamo indietro nel tempo, sarà una cosa fenomenale. Non ve ne andate, stiamo ritornando. Ciao.